Allora, questo evento speciale si svolge qui all'interno di Simone Abbigliamento, qui in via Matteo di Orghiera Prato. Non poteva mancare un grandissimo personaggio. Qui ormai tutti ti vogliamo bene, ormai da anni sei diventato un po' di casa qui a Firenze. Abbiamo qui a nostro microfono, un'ora anche per noi, Sebastian Frey, che voglio dire, è un personaggio di livello mondiale. Dalla caricatura e dalla scritta sulla maglietta, vuol dire, devo dire che è sempre un piacere tornare qua perché c'è sempre tanto affetto e poi si sta molto bene a Firenze ed è sempre bello sostenere anche da lontano la Fiorentina. Infatti, a me piace sempre ricordare quando ho intervistato anche i grossi personaggi come siete ora qui, anche quello che hai fatto fino ad oggi, fino al 2013, poi hai smesso di giocare, insomma 446 presenze, sei il terzo calciatore straniero entrato nell'Olimpo, hai giocato in diverse squadre anche importanti, l'Inter, il Parma dove hai vinto la Coppa Italia, però la Fiorentina ti è rimasta veramente nel cuore, perché se ricordiamo anche quei 4 anni passati anche in Champions, un anno non ci siamo andati per il fatto, non ricordiamo di cosa, però abbiamo fatto una grandissima rimonta, però gli anni che abbiamo passato in Champions sono stati veramente belli a Firenze. Ma sì, guardando la carriera ricordo sempre con rispetto, magari con affetto, anche tutte le squadre dove ho giocato. Ovviamente in una carriera c'è sempre un posto dove ci lasci anche il cuore, ci lasci, ma per tanti motivi. Io ho fatto 6 anni a Firenze, quindi con grande orgoglio, e non mi nascondo dirlo, che Firenze è, diciamo, la parte romantica della mia carriera, oltre a una parte importante, perché avevamo una grande squadra, abbiamo riportato la Fiorentina all'epoca a livelli europei e quindi, diciamo, abbiamo raggiunto un bell'obiettivo. E poi quando vedo tutte le volte, quando torno qua, insomma, quando sento questo amore che è reciproco, vengo sempre più volentieri qui. Ha ricordato degli anni veramente belli, l'unica cosa che ci è mancata qui a Firenze è alzare un trofeo. Siamo andati molto vicini, anche la partita col Bayern è stata veramente clamorosa nella Champions, la semifinale contro il Glasgow, che anche quella ci è rimasta un po' così, insomma, però insomma, ci è mancato veramente, ecco, l'unica cosa è che ha detto Benetino, una grande squadra con grandissimi calciatori, da Toni a Pazzini, Dainelli, Muto, insomma, era veramente una squadra formata bene. Che cosa è mancato, ecco, in quei 4 anni di qualcosa per vincere, l'input in più per andare a vincere qualcosa? Ma sai, la cosa bella o brutta, ma io la vedo una cosa bella, della nostra generazione è che c'erano delle squadre veramente forti. Se ricordiamo il Milan di questi anni, l'Inter di questi anni, la Roma di questi anni, avevano anche a livello economico una potenza superiore alla nostra, quindi era giusto che loro arrivessero davanti a noi. Però devo dire che, nonostante quello che hai detto, che non abbiamo vinto niente di trofei, io penso che abbiamo vinto l'affetto di tutta la gente che ci ha seguito e che ci ricorda sempre con tanto, tanto calore, tanta passione. E questo, guarda, ovviamente non c'è un trofeo a casa, però questo ti rimane nel cuore. Ed è comunque una cosa bella di dire di aver lasciato il segno in una piazza importante come Firenze e la sua Fiorentina. Queste sono parole molto belle da parte tua. Parliamo un po' dell'attuale, c'è stato questo cambio di società, della Valle, che hanno lasciato dopo 17 anni, ora siamo in mano a Rocco Commisso, un presidente molto simpatico che vuol vincere qualcosa, vuol fare qualcosa per il bene di Firenze. Ecco, quest'anno la squadra come la vedi strutturata, nonostante l'arrivo di Frank Ribéry, che te conosci bene, che è un grandissimo campione, lo davano un po' per finito, invece ha dimostrato a tutti che ancora può farsi valere in campo. Sì, no, la parentesi di Frank, si è confermato il campione che è sempre stato, il campione di 36 anni che si è rimesso in gioco scegliendo un campionato difficile come quello italiano, scegliendo una piazza comunque in ristrutturazione, un progetto nuovo come la Fiorentina. Gli fa onore e ovviamente sta dimostrando ogni partita, ogni allenamento, quanto rispetta il calcio e quanto rispetta in questo caso la Fiorentina, la scelta che ha fatto con la sua professionalità e la sua qualità. Questo stiamo parlando di un campione e quindi penso che è una fortuna di avere Frank in questa Fiorentina, di questo nuovo progetto,
è condotto da Comisso e tutto la, diciamo, la sua squadra. Io credo che le cose adesso le vogliono fare in grande, i segnali ci sono stati, i segnali ci sono tuttora, tanti progetti in corso, e quindi io credo che ci sono tutti i presupposti per rifare una cosa bella almeno quanto avevano fatto i Della Valle con noi nella mia generazione. Io credo che se vanno fino in fondo ai progetti che stanno facendo ora, verrà fuori qualcosa di grande. Ecco, hai detto bene, la rosa è in complesso, insomma, in lavorazione a partire da quest'anno. A me piace molto, perché io, facendo il settore giovanile della Fiorentina, dove ho seguito tanti di questi ragazzi, vederli ad oggi, ragazzi come Sottil, Castrovilli, Ranieri, anche Dragos, che insomma era stato preso anche per giocare anche nel settore giovanile. Certo. Insomma, la crescita di questi ragazzi e puntare sui giovani, da Federico Chiesa, che ha fatto un salto enorme, è veramente la strada giusta per poter puntare in alto, non dico lo scudetto, però insomma puntare in alto e cercare di entrare anche in Champions in questi ultimi anni che verranno dopo questo campionato, insomma dal prossimo anno. Non solo, perché io penso che puntare e far crescere i ragazzi sia una cosa importante per tutti i club, dovrebbero comunque ogni anno far crescere e portare in prima squadra dei ragazzi del vivaio della propria squadra. Però sappiamo benissimo che la differenza la fanno i campioni, già preparati, già pronti per vincere. E quindi in questo caso, ovviamente, una parte dove sono d'accordo con te, dall'altra parte si sa bene che nel calcio chi investe tanti soldi su dei grandi giocatori hanno comunque dei risultati. Quindi, ma loro sono, guarda, ho avuto l'opportunità di parlare un po' con loro e sono carichi, hanno veramente voglia. Sì. Ho parlato di tante cose con loro, e un aneddoto di Barone mi ha detto: guarda, a noi queste americanate ci piacciono, le cose in grande, quindi ti fa capire che qua vogliono portare qualcosa che solo le grandi squadre hanno fatto fino adesso, e loro vogliono portare la Fiorentina nel gruppetto delle grandi squadre. Federico Chiesa, secondo te ha fatto bene quest'anno a rimanere anche per una crescita futura? Assolutamente sì, Federico Chiesa è un talento italiano importante, è un talento che va tutelato. Non credo che era pronto adesso a fare il salto di qualità per una squadra a livello internazionale, una squadra, una delle più grandi squadre al mondo, come si parlava di questo mercato estivo. Lui adesso è qua, la Fiorentina ha fatto capire che vuole puntare su di lui. Lui quest'anno è un anno importante per lui, perché quest'anno deve dimostrare, confermare tutte le cose che si dicono su di lui. Le qualità le ha e si vede, ma non si vedono tutte queste qualità in una sola stagione. C'è la prima stagione dove c'è la fantasia, dove c'è la spensieratezza, tutto, bisogna confermare, e quest'anno per lui è l'anno della conferma, per vedere se veramente può diventare un giocatore importante a livello mondiale. Allora, per finire, parliamo anche un po' di presente e di futuro tuo. So che sei entrato poi anche nelle vecchie glorie della Fiorentina, dove fanno molta beneficenza e tutto, hai fatto bene ad entrarci, perché i grossi campioni è anche bello rivederli anche nelle partite, che ci sono in ponte, in progetto, diverse iniziative vostre. Assolutamente sì, allora il progetto è già avanti da tanti anni, seguito da Moreno Roggi per le vecchie glorie viola. Siamo stati insieme oggi, che forse prima di Natale vi stiamo preparando una bella sorpresa, far rivedere in campo un po' di campioni insieme che vestono la stessa maglia. Insomma, la stiamo preparando, se è fattibile sarebbe una cosa bella come regalo di Natale per i tifosi della Fiorentina. Poi in parallelo c'è questo progetto di creare le Fiorentina Legends, che, come ho detto, la proprietà vuol fare le cose in grande, quindi magari ci vuole un po' di tempo, però loro credono tanto in qualcosa che rappresenta in giro per il mondo la Fiorentina, rispettano tanto il passato della Fiorentina, rispetta tanto chi ha sudato la maglia Fiorentina. Negli incontri loro ce l'hanno fatto capire proprio che
tutti quelli che tutto il passato della Fiorentina va rispettato e va tutelato, quindi questa è una cosa molto, sono segnali molto importanti, da lì penso che si potranno creare tante cose belle. Loro hanno voglia, quindi con un po' di pazienza credo che riusciremo a proporre ai tifosi alla fine quello che noi vogliamo proporre, che il tifoso di qualsiasi età, magari il tifoso che over 40 per fare un esempio, chiude gli occhi e magari si immagina di giocare Battistuta con Giancarlo con Mutu con Malusci con Frey, queste cose qua, e noi cercheremo di regalare questo sogno ai tifosi di fare una rappresentazione con tutti i giocatori più emblematici della Fiorentina. Sarebbe bello. Dopo queste bellissime parole, noi ringraziamo Sebastian Frey, e sono parole bellissime perché i ragazzi di oggi, i calciatori giovani di oggi, dovrebbero veramente imparare da grandi campioni come Sebastian Frey, veramente, perché oggi manca un po' di questa sintonia, si diventa un po' troppo grandi, troppo velocemente, invece troppo presto. Voi insomma, avete dato un esempio bello, e lo date ancora ai nostri giovani, dovrebbero veramente imparare da voi. Noi trasmettiamo questo, alla fine il calcio di oggi, vedi, ci sono tanti talenti. Noi dobbiamo trasmettere e far ritornare questi valori, il rispetto, il sudore, il sacrificio, così si diventano dei campioni. Nessuno nasce Maradona, Messi, ce ne sono due e già penso che bastano. Per diventare un campione bisogna lavorare, nessuno ti regala niente, quello che devono capire, non dopo due partite, il campione si vede dopo un po' di anni. Infatti, e quindi noi siamo qua per fargli vedere questo. Veramente un grande abbraccio a Sebastian Frey. Un abbraccio a tutti, ciao.